Dopo ben 9 anni, dopo un percorso che mi ha visto denunciare in molte procure e dopo ben 5 rinvii, è stato finalmente deciso che il processo madre, impuntato sulle mie denunce su Roma, abbia inizio. È stata una giornata per me da considerarsi una vittoria perché, ripeto, dopo le denunce dettagliate, dopo aver portato tutto ciò in cui ne ero a conoscenza alle varie procure, ieri c'è stato il rinvio per 11 imputati, tra cui funzionari ASPI, funzionari Pimental e camorristi. Camorristi perché lo sono. Lo parlano le sentenze, detenuti e appartenente al clan d'Alessandro. Perché questo processo è importante? Questo processo è importante perché purtroppo dopo l'accaduto del Ponte Morandi, accaduto che assumendomi una piena responsabilità si sarebbe potuto evitare se solo qualcuno avesse fatto il proprio dovere, se solo quel modus operandi che purtroppo vigeva e non sappiamo se vige ancora in ASPI, fosse stato interrotto da queste dichiarazioni da me. E purtroppo devo con rammarico dire che 8 anni di indagini, 8 anni di denunce, 8 anni di accertamenti non sono serviti a salvare le vite umane. In questo processo che inizierà il 1° aprile del 2020, sono stato ammesso come parte lesa e parte civile, lesa da reato, e sono l'unico denunciante e testimone. Purtroppo però succede che lo Stato, a Gilberto Gennaro, unico testimone in questa, diciamo, vicenda che, ripeto, è ciò che già succedeva già nel 2011, lo Stato a Gilberto lo abbandona, lo Stato gli revoca tutte le misure e tutele nella parte più importante, quella dove io devo andare in un tribunale a confermare le mie denunce e a sottopormi al contraddittorio delle parti imputate. Adesso io vorrei chiedere a chi tanto parla di revoca autostradale, a chi tanto oggi mediaticamente condanna l'operato di ASPI. Ebbene, vorrei chiedere a questi politici come mai non vengono in aula, come mai il Ministero delle Infrastrutture e la Presidente del Consiglio non si è costituita parte civile. Voglio chiedere al Presidente della Commissione Antimafia, senatore Nicola Morra, come mai non risponde al testimone di giustizia. Vorrei chiedere come mai nessuno della politica si pone una domanda, ma senza le denunce di Ciliberto, senza che quest'uomo avesse portato presso le procure tutta la documentazione, sarebbe mai potuto partire questo processo? Ed è questa la funzione del testimone di giustizia, il rompere quel silenzio e quell'omertà. Avrei potuto scegliere una vita facile, una vita piena di agi, piena di ricchezza. Invece no, vero, non sapevo a quello che sarei andato incontro, ma non ho né barattato e né mi sono posto nessun tipo di problema, ho solamente denunciato, ho fatto il mio dovere, quello di cittadino. Purtroppo oggi lo Stato non fa il suo dovere, il dovere di proteggermi. Voglio anche ringraziare, ma a voce alta, tutti quei giornalisti che realmente non mi hanno mai abbandonato. Ringrazio la testata Iorno, ringrazio gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, ringrazio le associazioni che mi sono state vicine, poche, ma le devo ringraziare. Ed aspetto questo 1° aprile 2020 in una località, diciamo, segreta, da fantasma, da un uomo che non perde la speranza, che ha paura, che sta imparando a gestire la paura,
ma che mai e poi mai mancherò a un'udienza in tribunale, perché quel dito che io ho puntato sul camorrista e sui corrotti e che porterà una sentenza deve essere un esempio per tutti coloro che troppo spesso girano la faccia dall'altra parte. Guardate, i morti che sono successi in autostrada mai e poi mai devono essere classificati come un incidente, mai. Non dovete mai parlare di incidente Ponte Morandi, di incidente Acqualonga, mai, mai, mai. Dovete parlare di strage di Stato, una strage purtroppo annunciata, una strage purtroppo che si poteva evitare, ma una strage che viene coperta dagli interessi, dai milioni di euro, da delle distrazioni e delle compiacenze che purtroppo sono in questo nostro paese un sinonimo di ombra. Purtroppo in Italia sappiamo che per avere verità ci vogliono 30 anni. Ebbene, la mia battaglia invece è proprio per far emergere una verità scritta in queste carte, in queste pagine che agli atti della procura sono migliaia e migliaia di pagine, migliaia e migliaia di pagine, migliaia e migliaia di intercettazioni telefoniche con numeri e nomi eccellenti. Ebbene, io che dovrei essere la persona che dovrebbe essere coccolata, difesa, tranquillizzata, purtroppo no, vengo abbandonato. Qualunque cosa dovesse succedermi, sappiate che tutti gli atti e tutti i documenti sono già custoditi da anni presso delle mani sicure, che sono pronte a portarle davanti a chi si è reso anche colpevole di quello che mi potrebbe succedere.